Bene, molta Rosalinda. Presente. Gianni Giulia. Perché Gianni? È assente? Villani Lorenzo. Lorenzini Marco. Presente, l'ho visto prima. Prima anch'io l'ho visto, però adesso dovrebbe rispondere. Marco, devi riattivare l'audio. Oppure alza la mano. Il video anche. L'ho attivato. Lorenzini Marco? Ma io vi vedo. No, perché e, viene con un nome, viene veramente fatto. Né Federico. Benissimo. Quindi, assente Gianni Giulia? Ma non la vedo io, la devo vedere. Sì. Attiva il microfono. Giulia, attiva il microfono. Presente. Va bene. Sì, tutti presenti. Ok, ottimo. Ok. Ci siamo. Allora, ok. Allora, niente, iniziamo a questo punto, iniziamo dalle comunicazioni del sindaco. Allora, ci sono un po' di comunicazioni che vorrei fare. Innanzitutto, cioè come primo punto, sicuramente l'avvio del servizio porta a porta. Allora, sottolineerei il fatto che siamo orgogliosi di ufficializzare l'avvio del servizio di raccolta porta a porta, che immagino come tutti ormai saprete è stata fissata la data per il 14 dicembre. Allora, un percorso che è iniziato diversi mesi fa insieme all'amministrazione comunale di Guardistallo, che ringrazio Sandro Ciccaleri, è un'ottima collaborazione, un'ottima partnership, direi che diciamo ci permette la partenza congiunta dei due comuni che sono così vicini, la partenza disgiunta sarebbe comunque stata molto penalizzante. Allora, diciamo che è una scelta da una parte obbligata perché ce lo impone la normativa, col fatto che dobbiamo raggiungere questa soglia della percentuale di differenziata, quindi adesso la nostra percentuale è ben lontano da questa, è ben lontana da questa percentuale che dobbiamo raggiungere, infatti siamo a circa il 20%, come sapete, immagino, della differenziata del nostro comune, dobbiamo arrivare al 60% e mi auguro anche che con questo sistema supereremo abbondantemente. Allora, un'altra ragione, sicuramente non mi voglio soffermare sul discorso del decoro, di cassonette, eccetera, eccetera, perché comunque c'è bisogno di vedere ordine e pulizia intorno a noi, penso che sia una esigenza di tutti. Allora, abbiamo deciso di avvalerci del contributo di un tecnico che anche il nostro gruppo di minoranza ha conosciuto, che è ieri, infatti, so che ieri... subito da un mi sentite fino a un certo punto? Io sento. Sentite? Sì? Mi sento bene. Ok, ottimo. Mi diceva Leonardo che vado e vengo, invece probabilmente vado e vengo per lui, speriamo. Allora, quindi diciamo che appunto abbiamo il nostro tecnico, questo appunto ci ha consentito, come dicevo, di partire da un livello di raccolta, già un alto livello qualitativo. Allora, ci tengo in questo momento a sottolineare che appunto il coordinamento di noi sindaci, del tecnico Ambrosini e con il supporto prezioso del nostro segretario comunale, siamo riusciti, diciamo, ad ottenere la modifica di un piano industriale con il gestore unico Reti Ambiente, che produrrà nel medio e lungo periodo, diciamo, dei vantaggi, dei grandi vantaggi dal punto di vista economico per la cittadinanza. Allora,
Inoltre voglio anche aggiungere che abbiamo c'è la realizzazione di questo centro di raccolta intercomunale che sarà realizzato nel comune di Guardistallo vicino al cimitero. Allora, sarà importantissimo per abbattere i costi, in quanto diciamo che ci dà, cioè questa è la funzione primaria di questo centro di raccolta, ci darà la possibilità di avere lo stoccaggio del materiale in quel punto, no? Quindi REA, poi il nostro gestore, chiaramente che provvederà a stoccare il materiale poi al trasbordo per il riciclaggio, però diciamo, mi spiego meglio, cioè è determinante un centro di raccolta per l'abbattimento della spesa dei costi, in quanto appunto avremo delle vasche di contenimento, faccio un esempio per la carta, che verrà pressata all'interno di queste vasche di contenimento e quindi diciamo i viaggi per il trasbordo saranno incredibilmente ridotti, magari, che ne so, da una settimana piuttosto che uno al mese. Questo, diciamo, la vera principale funzione di questo centro di raccolta per l'abbattimento della spesa. Noi, come vedrete dopo nella variazione di bilancio, investiremo 50.000 euro nel centro di raccolta intercomunale. Allora, inoltre, diciamo, c'è anche il discorso della possibilità da parte dei cittadini del conferimento degli ingombranti, un problema, diciamo, che è qualcosa che ha creato dei disagi nel tempo, invece al momento in cui sarà attivo il centro di raccolta potranno anche conferire direttamente gli sfalci e gli ingombranti. Chiaro che, e qui chiudo, ci sarà da adattarsi un attimo, perché comunque come per tutti i cambiamenti, no? Ci vuole un po' di sacrificio, cioè un iniziale disagio, però poi gli aspetti legati al vantaggio saranno veramente molti. Ringrazio già da ora i cittadini, diciamo, per la collaborazione. Allora, il secondo punto riguarda i lavori di riqualificazione del cimitero comunale. Stiamo provvedendo a un intervento di risanamento necessario, assolutamente, specialmente in un periodo di pandemia, della camera mortuaria. Poi avremo una nuova intonacatura, tinteggiatura interna e esterna, la sistemazione del tetto sopra i loggiati, nuovo intonaco e l'imbiancatura dei loggiati. Poi abbiamo il posizionamento di nuovi cartelli di orari del cimitero di apertura, ne abbiamo già installato uno, ne installeremo un altro a breve, e al momento che finiremo con la tinteggiatura esterna. Poi l'installazione, che era tanto richiesta, di protezione, diciamo, per evitare che i volatili entrino nella cappella dei caduti, e alcune altre piccole opere di completamento, di finitura, tipo abbiamo fatto verniciare le ringhierine, eccetera, eccetera. Allora, sono in esecuzione in questo momento. Sono in esecuzione in questo momento anche i lavori di Via Veneto, diciamo, e la prosecuzione del marciapiede fino alla scalinata che sale su verso il Coppaio, e la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, questo per mettere più in sicurezza questa strada che purtroppo è percorsa troppo velocemente, e diciamo anche vedrà interessato questo passaggio pedonale rialzato anche la prossimità della nostra scuola per la sicurezza dei bambini, anche questo è in attuale esecuzione. Poi un'altra cosa importantissima, dopo un dialogo iniziato mesi fa con il nostro parroco Don Piero Burlacchini, una persona che a mio avviso è eccezionale, abbiamo concordato la cessione in comodato al nostro ente di parte della canonica, di tutto il piano superiore e metà del sottotetto, più l'utilizzo su richiesta di questa bellissima sala romana a pian terreno. Allora, questo ci consentirà di trasferire sicuramente il nostro archivio comunale e liberare alcuni spazi vitali nel municipio, che in questo momento è abbastanza affogato dalla carta, no? Quindi diciamo ritengo che sia un ottimo risultato per il nostro comune. Allora, un altro punto dell'ultima comunicazione che voglio fare, ed è la viabilità dei residenti tutto l'anno. Allora, abbiamo deliberato con la delibera 98 di giunta del 7 ottobre questa nuova schema di viabilità. Ora io vi dico il cambiamento principale, sicuramente quello che riguarderà il residenti. Avremo residenti
tutto l'anno, nel senso che i posti che siamo abituati a vedere per i residenti durante il periodo di luglio-agosto invece saranno estesi a tutto il periodo annuale. E quindi questo cartellino dovrà essere esposto e ben visibile, con l'estensione dei parcheggi residenti a tutta Piazza della Chiesa. Quindi secondo me questo risolverà diversi problemi, no? Purtroppo sono stati sollevati nel tempo, con giusta ragione, la sera tornando a casa, le persone al lavoro, specialmente nei periodi di maggiore affluenza, insomma, erano in difficoltà nel trovare il posto. Penso che questo risolverà il problema. Inoltre, appunto per questo, ci sarà l'ampliamento del parcheggio Conciaporco, quindi diciamo abbiamo stanziato, ma lo vedrete in una variazione di bilancio, una cifra, per poter diciamo ampliare nella parte che va verso la parte diciamo sterrata, verso il cimitero, e quindi la realizzazione di diversi posti in aggiunta che probabilmente riguarderanno più i cittadini, diciamo, non residenti. Allora, detto questo, allora procederei, se il segretario vuol procedere, alla lettura, all'approvazione dei verbali della seduta precedente, del 30 luglio. Benissimo. Allora, con la delibera numero 17 del 30 luglio 2020 abbiamo approvato le comunicazioni del sindaco. La numero 18, sempre del 30 luglio, approvazione verbale seduta precedente del 13 giugno 2020, dal numero 10 al numero 16. La 19, surroga consigliere comunale dimissionario. La 20, assestamento generale del bilancio 2020-2022, contestuale variazione, quinta variazione. La numero 21, approvazione tariffe Tari anno 2020. Sempre la numero 22, approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria. La 23, imposta municipale propria e approvazione aliquote anno 2020. E la 24, presa d'atto delibera di giunta comunale numero 62 del 24 giugno 2020, oggetto approvazione del disciplinare per regolare l'occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione nella fase 2 del Covid-19, periodo dal 27 giugno al 15 settembre. Queste sono le delibere dell'altro. Procediamo alla votazione allora. Favorevoli? Fate vedere il dito in questo caso. C'è unanimità. Facciamo una verifica. Contrari? Nessuno? Ok. Astenuti? Nessuno. Va benissimo. Unanimità allora. Allora, il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la realizzazione del cammino di interesse locale denominato Cammino dei Tirreni. È un progetto molto interessante che è promosso dalla Regione Toscana e noi abbiamo accettato di buon grado, e comprende 18 comuni in totale, e lo esporrà il vice sindaco Fabio Malossi. Mi sentite? Allora, grazie Claudia. Allora, come ha già annunciato, è un progetto regionale. La Regione Toscana, nell'intento di sviluppare un'offerta turistica di qualità attraverso o in bicicletta, al fine di supportare le amministrazioni locali alla realizzazione di interventi finalizzati all'avvio di tali percorsi attraverso un contributo fino all'80% dei costi dei progetti proposti. Questi ultimi non dovranno superare i 100.000 euro. Come poi vedremo in seguito, infatti, il nostro progetto si attesta quasi al massimo del tetto, sono 97.000 euro. L'80% verrà coperto da un contributo regionale, mentre l'altro 20% dai singoli comuni in base ai chilometri percorsi all'interno del proprio comune, ma lo vedremo un attimo più avanti. Allora, la Costa degli Etruschi, insieme ad altri tre comuni, che sono nello specifico Livorno, Collo Salvetti e Monteverdi,
ha deciso di chiamare questo cammino appunto il cammino dei Tirreni, dato lo sviluppo parallelo al mare con frequenti affacci paesaggistici sullo stesso. Inoltre, sui crinali dei colli, subito interni alla costa, si articolavano in passato anche altre vie che permettevano di spostarsi e di collegare le aree costiere con l'entroterra. Inoltre, i comuni, il nostro comune ha deciso di aderire a questa iniziativa, a questo bando, perché pensiamo che rappresenti un'opportunità importante per il nostro territorio e per i territori che come noi ne faranno parte, per lo sviluppo e la crescita economica, sociale e culturale delle comunità complessivamente amministrate. Questo prodotto può costituire oggetto principale di un'offerta turistica di qualità, un'offerta turistica lenta che è sempre più praticata da stranieri ma anche da italiani, che percorrono e vanno alla ricerca di valori culturali, religiosi, storici e ambientali e del patrimonio architettonico locale. A tal proposito stiamo anche seguendo un'altra iniziativa similare che si chiama il cammino degli Etruschi. Ora noi abbiamo fatto un primo incontro con i comuni adiacenti al nostro e abbiamo valutato che, come per questo, i nostri comuni da soli non sarebbero riusciti a portare avanti un progetto di questo tipo, ci vorremmo appoggiare su Volterra, che tra l'altro è anche in finale per la candidatura come città culturale, per cui appoggiandoci a un ente così di prestigio dal punto di vista appunto della storia degli Etruschi, potremmo avere una chance in più e a questo punto creare due percorsi che si affiancano a quello del percorso franchigeno e costituire appunto un importante appeal per la nostra comunità anche in periodi fuori stagione. Allora, come vi dicevo, l'80%, allora, il costo totale sono, come avrete visto, penso dalla documentazione che vi è stata fornita, il costo totale sono 94.654 euro l'intero progetto, di cui l'80%, 75.723 euro, sarà coperta dal contributo della regione, mentre il 20% dai singoli comuni, che sono 18.930 euro. Al nostro comune spetteranno una quota di pagamento di 704 euro circa, e questo cammino, che comprenderà tre ambiti provinciali, si attesterà come importanza e come interesse a livello regionale. Avendo anche un percorso di circa 210 chilometri. Ora, questa cifra di 704 euro è una cifra iniziale che andrà a finanziare, insieme al contributo della regione e alla parte relativa ai singoli comuni, interventi come la segnaletica, la cartellonistica informativa e di regolamentazione, la pulizia dei percorsi dalla vegetazione e la regolarizzazione del sedime ed eventuali interventi per rimuovere condizioni che in alcuni tratti lo rendano attualmente poco praticabile. Il percorso potrà essere svolto sia a piedi che in bicicletta, e ci sono vari tratti anche di collegamento come la possibilità a un certo punto di
prendere la ferrovia e saltare un tratto, per cui ecco, è molto interessante anche da quel punto di vista. Successivamente per i singoli comuni come il nostro, l'obbligo, comunque quello a cui ci siamo impegnati, è al mantenimento della cartellonistica che viene impiantata, la cura e la manutenzione appunto della cartellonistica e una decorosa manutenzione del tratto interessato nei nostri comuni. Non so se avete visto la cartina che riguarda il percorso. Praticamente si parte da Livorno e si arriva a Campiglia Marittima, percorrendo appunto le province. Il nostro territorio è coperto per oltre, ve lo dico con esattezza, 4 chilometri, e questo comporta la cifra di 700 rotti euro. Non so se lo vedete, questo forse non è il modo migliore per lo schermo, potrei farvelo vedere perché credo che non si riuscirà. Questo è il nostro territorio e quello in viola sono il percorso che percorrerà il nostro comune. Ecco, crediamo che sia un'opportunità, abbiamo pensato che fosse un'opportunità da non perdere e per questo motivo abbiamo aderito già da alcuni mesi a questa iniziativa, poi è slittata per le problematiche che tutti conosciamo, ora però ecco, sembra che ci sia l'opportunità per portare in regione il progetto con l'adesione di tutti i comuni dell'ambito e dei tre che vi ho accennato prima, e siamo fiduciosi che avendo un progetto di questo tipo che comprende così tanti comuni e un percorso così lungo, così grande, perché il percorso perché fosse approvato doveva avere un chilometraggio minimo di 150 chilometri e questo appunto, come dicevo, ne ha oltre 210 attraversa anche dei territori dove ci sono dal punto di vista storico importanti passaggi. Ecco, siamo fiduciosi che venga accolto positivamente. Direi che è tutto, se avete curiosità, domande, siamo qui a disposizione. Qualcuna delle domande? Nessuna domanda? Sì, io sì, okay, mi sentite? Allora. Sì, ti senti. Scusate, no, non funzionava l'audio. Ciao, grazie. La mia domanda è questa: l'iniziativa mi sembra più che positiva. La mia domanda è rivolta al mantenimento successivo al rodaggio dell'iniziativa, nel senso che cartellonistica ed indicazione dei percorsi, che poi però con l'andare del tempo è stato abbandonato. Mi ricordo nel 2010 vennero fatte delle mappe, venne messo vari tabelloni che segnavano i percorsi, che poi però tuttavia con l'andare del tempo, passati 2, 3 anni, 4 anni, magari era localizzato al comune di Casale, quindi una piccola realtà, questa cosa si è andata perdendo. Ora questo mi sembra un progetto molto più ampio, 200 chilometri, tutti i comuni, e sono sicuro che partirà benissimo. Cos'è previsto per il mantenimento negli anni poi di quelle che saranno i tabelloni, quello che sarà l'attività di mantenimento di quello che ora si va a creare? Questa è la mia domanda. Grazie, grazie Lorenzo. Allora, io credo che quello, cioè,
non credo, siamo consapevoli, lo vediamo tutti sotto i nostri occhi, che quello che è stato fatto in passato corrisponde a quello che ha giustamente sottolineato Lorenzo, cioè era stato creato un percorso, anzi erano 3-4 percorsi che seguivano, volevano avere un futuro, e un futuro non lo hanno avuto, anzi sono stati abbandonati, non esiste più segnaletica che indica i vari percorsi, e anche le cartine che ogni tanto ci ritroviamo sotto mano in realtà sono inutilizzabili, perché poi il percorso non esiste più. Ecco, noi crediamo che in passato sia stato fatto un grave errore a iniziare una cosa e poi non proseguirla e portarla avanti nel tempo, anche perché, come dicevamo, quello del turismo delle bike è un turismo che è sempre più in crescita, è sempre più apprezzato, e dovremmo cercare di sfruttarlo. Sfruttarlo è una parola non troppo bella, però insomma di attirare ancora di più il turista del cicloturismo qui da noi. Abbiamo qualche mese fa aderito a una piccola iniziativa, e non so se avete notato i due cartelli che abbiamo messo là, cioè Casale Marittimo dà un piccolo segnale di sostegno e vicinanza a chi percorre le nostre strade con la bicicletta, che è un metodo ecologico, economico e soprattutto salutare di muoversi all'interno del nostro territorio. Per cui quello che è stato fatto in passato vorremmo che non riaccadesse, cioè fare una cosa e poi abbandonarla a se stessa. Per cui sarà destinato un capitolo di spesa che inizialmente non abbiamo idea di quanto sarà necessario. Magari, ecco, il primo anno sarà meno, il secondo anno di più, perché man mano che passeranno il tempo ci sarà bisogno sempre di una manutenzione maggiore. Però l'intento è quello di mantenerlo e curarlo in modo da poterlo far vivere. E aggiungo un'altra cosa. Abbiamo intenzione anche di mettere un cartellone all'ingresso del paese con i percorsi, con questo nuovo percorso e eventualmente con questo cammino, che non in realtà non è un percorso, e eventualmente riuscissimo a agganciarci a Volterra anche a quello degli Etruschi, e in più riqualificare i vecchi esistenti e creare una cartellonistica che permetta al turista, al cicloturista, di vedere le possibilità all'interno del nostro territorio, con magari anche indicati i percorsi anche enogastronomici, perché il turista ha piacere anche di visitare la cantina che produce il vino o la cantina l'agricoltore che produce l'olio, prodotti locali. Per cui è quello di mantenere quelli che verranno e riqualificare i vecchi che sono in uno stato di degrado. D'accordo, sono d'accordo. Diciamo che la nostra amministrazione sostiene proprio volentieri tutte quelle iniziative volte al rispetto ambientale, no? Quindi voglio dire, questa è l'occasione giusta. In futuro ci preoccuperemo di stanziare quello che servirà per mantenere, diciamo, questi percorsi. Se non ci sono altre cose, dimmi Lorenzo, no? Volevi dire qualcos'altro? Sì, non mi riuscivo a attivare l'audio. Sì, sono d'accordo che comunque sia l'iniziativa passata, diciamo, naufragata, non tanto per quello che era l'iniziativa, ma per il suo mantenimento. E mi sembra di capire che anche questa nuova bellissima iniziativa più ampia ha
un progetto di input e di partenza, ma non ha un progetto di mantenimento. Cioè, se ho capito bene, verrà poi successivamente alla realizzazione stimato il costo di manutenzione e dall'anno prossimo, tra 2 anni, verrà fatto un capitolo di bilancio per il mantenimento di questa viabilità sul nostro comune, perché qui si parla di un mondo ampio, quindi di vari comuni, quindi secondo me, mi permetto di dire, sarebbe il caso di convenzionare tra tutti i comuni questo, perché se noi lo manteniamo e altri comuni poi lasciano andare il percorso, non ha efficacia quello che andiamo a fare. Con tutto questo sono più che d'accordo con questo tipo di iniziativa, che credo che sono quelle cose che veramente servono per valorizzare il territorio. Grazie, concludo. Ti ringraziamo, giusta osservazione. Allora, a posto, procederei a questo punto alla votazione, se siete d'accordo. Favorevoli? Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Unanimità, allora. Immediatamente seguibile l'atto. Immediatamente seguibile, controllo, quindi ancora favorevoli? Unanimità, benissimo. Unanimità, ottimo, va bene. Allora, andiamo avanti. Al quarto punto all'ordine del giorno abbiamo la ratifica della deliberazione della Giunta Comunale 99 del 14 ottobre 2020 e variazione al bilancio di previsione 2022 assunta con i poteri del Consiglio Comunale, quindi cioè la ratificazione della sesta variazione. Allora, intanto avete i prospetti elaborati dal settore finanziario dell'ente allegati al presente atto e ne vanno a costituire parte integrante e sostanziale. Si possono riassumere in maggiori entrate in parte capitale di euro 56.000 che vanno a finanziare maggiori spese in parte capitale di 56.000 euro e maggiori entrate in parte corrente di euro 2.000 che finanziano il saldo tra maggiori e minori spese in parte corrente di euro 2.000. È una variazione molto piccola, diciamo che 56.000 euro sono oneri, sono una maggiore entrata di oneri di urbanizzazione. Ora, avevamo già parlato, una parte sono destinati al rimborso e avevamo già parlato durante la nostra conferenza di capigruppo, mi ricordo che Lorenzo mi aveva fatto una domanda, non so se magari adesso la vuoi replicare, però io intanto rispondo, perché aveva visto questi, diciamo, 7.500 euro appunto impiegati negli edifici e dice per che cosa? Allora diciamo sono per interventi di manutenzione straordinaria. Già ci sono, diciamo, c'è ancora un avanzo, diciamo, ancora non sono stati impegnati circa 4.000 euro, sono ancora là. E gli altri, diciamo, sono stati destinati ad una tettoina in cime. Accesso e quindi stiamo utilizzando la scala esterna per accedere al nido nella parte superiore e lì abbiamo previsto di mettere una tettoia a riparazione per la pioggia. Ecco, questa è una cosa. Poi niente, se ci sono domande ditemi pure, perché poi questi sono, diciamo, gli oggetti della variazione, insomma. Ditemi pure. Ci sono, sì. Okay. Volevo, sì, avevamo parlato di questa variazione, i 7.500 infatti mancava questo giustificativo che ora ti ringrazio di avermi dato. E poi c'era sempre anche il discorso isola
ecologica, isola ecologica di previsione che doveva essere inizialmente realizzata sul Casale e non sarà realizzata. Cioè ci sono sempre questi 31.000 realizzazioni di isola ecologica, capitolo 27.51.00 vedo sulla variazione 14.10, questo investimento rimarrà lì fermo in attesa di essere destinato ad altro scopo o Esatto, cioè faranno, perché purtroppo allora noi li avevamo previsti, diciamo, in quel momento, perché si pensava appunto a questo punto non verranno più utilizzati, come tutte le cose, insomma, andranno, come tutti, diciamo, le cifre non utilizzate vanno poi in avanzo, no? Però il fatto appunto è che, diciamo che sono comunque contenta ad oggi che abbiamo trovato una soluzione alternativa, perché l'abbiamo trovata, nel senso che, allora, prima, diciamo, l'isola ecologica era qualcosa che era necessaria per come doveva essere svolto il servizio, e sapete bene che c'era un progetto e sarebbe stata ubicata dietro l'ex Macelli, no? Invece poi abbiamo sopperito a questo con, diciamo, degli decover, si chiamano così, che sono dei cassonetti intelligenti, diciamo, questi faranno parte del nuovo sistema di raccolta porta a porta. I decover che sono comunque, diciamo, cioè sono avanguardistici, nel senso, anche parlando con Stefano Ambrosini, che è il nostro tecnico, come vi ripeto, mi dice che comunque siamo i primi, cioè fra i primi a utilizzarli sul nostro territorio. Quindi saranno dei cassonetti, cioè perché poi l'isola ecologica serviva proprio a questo, a sopperire quello che era, perché quando i cittadini, alcuni cittadini non potranno rispettare la calendarizzazione, cioè il calendario, diciamo, no? Quindi magari qualcuno che se ne va in vacanza e quindi il fine settimana si troverà a dover conferire, no? Un po' di umido, un po' di questo, certo non può, le seconde case, per esempio, pensiamo alle seconde case, quindi non potrà lasciare l'umido in casa per 20 giorni, non farà altro che riempirsi un sacchettino di indifferenziata, tale qua, e a quel punto dovrà conferirlo da qualche parte. Ecco, lo conferirà all'interno di questi bidoni che si chiamano i decover, quindi avrà una tessera dedicata, quindi con un tot di accessi, quindi ci sarà una tessera e potrà conferire all'interno di questi cassonetti l'indifferenziato, va bene? Quindi questo ci risolve in qualche maniera totalmente il problema di un'isola ecologica, va bene? E niente, cioè sono dei cassonetti con un'apertura automatica, semplicemente, che verranno posizionati in due posti del paese, perché sono due, saranno due di cover. Andremo proprio stamani mattina con Leonardo a vedere dove posizionarli dopo il consiglio comunale, comunque in una posizione sicuramente centrale, ben illuminata, va bene, perché non devono diventare una calamita, diciamo, un'attrattiva per gli abbandoni sicuramente, e quindi niente, anche i cittadini, sia residenti che non residenti, si doteranno di questa tessera. Noi le abbiamo già ordinate, magari c'è anche un bozzettino carino, e verranno utilizzati quelli per sopperire a questa problematica. Ma, praticamente questi decover saranno acquistati con questa cifra che era stata inizialmente stanziata per la realizzazione di isola ecologica? No, perché sono due capitoli distinti, cioè non si può, ecco, ora magari sul dettaglio del bilancio, però verranno acquistati con, diciamo, un altro capitolo che riguarda la raccolta differenziata. Non questo, e questo è, questa è un'opera, mi spiego, questa è un'opera. Però il capitolo che riguarda la raccolta differenziata è già stato costituito in bilancio? Allora i capitoli che riguardano la raccolta differenziata, certo, ci sono già attualmente, diciamo che tutto quello che riguardava, ad oggi abbiamo diversi capitoli che riguardano la
la spazzatura, no? Chiaramente, il conferimento, spazzatura, le discariche, tutto quello che c'è, e in questo momento considera che noi su questi tip cover la stiamo finanziando sul risparmio, che poi eventualmente se la chiamiamo Furietta, perché alla fine è lei il responsabile della cosa, però ecco, diciamo che la stiamo finanziando sul risparmio che avremo nel mese di dicembre, va bene, sulla raccolta, perché noi partendo il mese di dicembre con la raccolta differenziata, con la differenziata, sicuramente produrremo un risparmio all'ente. Con questo risparmio all'ente andremo a finanziarci sicuramente gli ID cover. Ho capito. Ok. Perché si vedrà veramente il risparmio. Grazie. E altre cose? Ok, procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Favorevoli 8, mi sembra, no? Sì, tutti. Ah, unanimità? 8, scusami, 8. Astenuti? Contrari nessuno. Astenuti 3. Benissimo. Villani, Lorenzini e Ennesti, vero? Sì. È immediatamente eseguibile, quindi procediamo con la seconda votazione. Favorevoli? 8. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Posso fare un intervento? Sì. Ci siamo astenuti per coerenza con quanto già espresso quando abbiamo votato per la costituzione dell'isola ecologica, che nel Consiglio di luglio ci eravamo astenuti. Ora rimane, diciamo, vagante questa cifra che andrà a fare poi con tutta probabilità avanzo di gestione, e preferiamo astenerci fiduciosi che tutto funzionerà al meglio. Grazie. Ok. Andiamo avanti. Al quinto punto dell'ordine del giorno abbiamo la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e la contestuale settima variazione. Allora, la salvaguardia degli equilibri rappresenta un momento importante della gestione finanziaria del Comune, in quanto si attuano tutte le verifiche di bilancio, tutte le voci di entrata e uscita, il fondo di riserva, il fondo di cassa, al fine appunto di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Quindi l'organo consiliare prevede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. Quindi quest'anno, per motivi legati all'emergenza sanitaria da Covid-19, è risultato un pochino tutto sfalsato. Infatti, direi, richiamato il punto 4.2 del principio contabile applicato alla programmazione, allegato al 4.1 del decreto legislativo 118/2011, prevede che gli atti di programmazione, lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, ammettendo quindi la coincidenza, cioè semplicemente si va a deliberare al 31 luglio sia gli equilibri sia la salvaguardia, no? Questo è da normativa. Abbiamo deliberato noi l'assestamento generale di bilancio il 30 luglio, in quanto vi era l'obbligo per chi, come il nostro ente, aveva già approvato il bilancio di previsione. Quindi ecco, la contestualizzazione. Appunto all'assestamento 2 del 17 marzo 2020, decreto va inizialmente a stare al 30 settembre il termine per l'elaborazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio, e dopodiché con il decreto legislativo del 14 agosto 20, 104, decreto agosto appunto, ristabilisce il nuovo termine al 30 novembre 2020.
2020, quindi da luglio siamo arrivati con le proroghe fino a novembre. Per questo ci troviamo oggi a deliberare l'equilibrio di bilancio. Allora, premesso che questo Consiglio Comunale con deliberazione 5 del 26 febbraio 20 è stato approvato il DUP 2022, il documento unico di programmazione. Con deliberazione 6, in data 26 febbraio 20, è stato approvato il bilancio di previsione 2020. Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale 36 del 18 marzo 20, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2022, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi. Dato atto che la verifica degli incassi certamente è stata effettuata dal servizio finanziario utilizzando le risorse del fondo compensativo delle perdite di gettito subite dagli enti locali a causa della pandemia, preso atto che per la Tari, avendo già l'ente approvato il bilancio di previsione 2022 e la Tari 2020 sulla base del piano economico finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 107,5 del 18-20, entro la fine dell'esercizio dovrà essere approvato il PEF 2020 e le eventuali differenze tra i costi determinati nel 19 e quelli del PEF 20, potranno essere recuperate nel triennio successivo 21-23. Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato. Allora, viste, le devo menzionare, la deliberazione della Giunta Comunale 38 del 18 marzo 20, prima variazione di bilancio ratificata poi in Consiglio Comunale alla delibera numero 12 del 13 giugno 20, vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 40 del 1 aprile 20, la seconda variazione di bilancio ratificata poi in Consiglio Comunale con delibera numero 13 del 13 giugno 20, vista la deliberazione della Giunta Comunale 47 del 22 aprile 20, bilancio di previsione 2022, terza variazione di bilancio, variazioni cassa di esercizio, la deliberazione della Giunta Comunale 56 del 27 maggio 20, sarebbe la quarta variazione di bilancio ratificata in Consiglio Comunale, poi con la deliberazione numero 14 del 13 giugno 2020, la deliberazione del Consiglio Comunale 20 del 30 luglio 20, assestamento generale di bilancio, come vi dicevo prima, appunto, e contestuale variazione, la quinta variazione. Poi la deliberazione della Giunta Comunale 99 del 14-10-20, variazione urgente di bilancio, che è la sesta variazione della quale abbiamo appena parlato e la ratifichiamo in data odierna, abbiamo già votato. Vista la presente proposta di deliberazione consiliare sottoposta all'evisore relativa alla settima variazione di bilancio, perché abbiamo contestualmente anche la settima variazione di bilancio, insieme appunto contestualizzata con la salvaguardia degli equilibri, quindi la settima variazione che io vi vado ad esporre un po' per sommi capi, diciamo, poi ne parliamo un attimo. Allora, maggiori entrate in parte corrente previste per euro 27.500 euro che finanziano saldo tra maggiori e minori spese in parte corrente di euro 27.5, maggiori entrate di parte capitale di euro 73.058 centesimi che finanziano maggiori spese di parte capitale per la stessa cifra. Abbiamo applicato un avanzo in parte capitale di 145.000 euro. Allora, diciamo che vi dirò qualcosa un po' più nel dettaglio sulle cose più rilevanti. Cioè, la maggiore entrata in parte capitale di 73.000 euro è riferita all'assegnazione di fondi al ristoro delle perdite di gettito da emergenza, quindi gli articoli 106, 177, 180 e 181, dei quali si è tanto parlato, il fondo per l'esercizio delle funzioni, no? Eccetera. E con questi si va sicuramente a finanziare le minori entrate dell'imposta di soggiorno per 10.000 euro e la riduzione Tari per le attività colpite dall'emergenza. Abbiamo stanziato, diciamo in termini di legge, comunque abbiamo stanziato 45.000 euro, poi vedremo un attimino cosa ne verrà fuori. Allora, per quanto riguarda invece le entrate in parte capitale, abbiamo 18.058 centesimi perché abbiamo ottenuto un contributo regionale per l'arredo urbano,
quindi siamo chiaramente molto orgogliosi, perché quando riusciamo, diciamo, ad ottenere dei finanziamenti regionali, insomma, sono sempre molto importanti, sono soldi che spendiamo sul nostro territorio e non gravano sui nostri cittadini. E poi verranno impiegati 55.000 euro derivano dagli oneri di urbanizzazione, quindi no, maggiori entrate di urbanizzazioni, che vanno a finanziare, per esempio, vi dico, i 32.000 euro dell'ampliamento di cui vi parlavo prima, del parcheggio Conciaporco. 16.000 euro vanno a finanziare la videosorveglianza, perché abbiamo un progetto, un bellissimo progetto, in parte finanziato dalla Regione Toscana, che riguarda la videosorveglianza, quindi l'installazione di telecamere. Con invece, diciamo, i 145.000 euro di parte capitale, cioè questo... l'applicazione dell'avanzo in parte capitale, si va a finanziare con 50.000 euro, come vi dicevo prima, il centro di raccolta intercomunale, e con 95.000 euro invece un intervento al tamburello. Allora, intervento al tamburello che, diciamo, siamo in fase di progettazione in questo momento, però vi posso dire che abbiamo fatto, diciamo che questo anno, come sapete, siamo rientrati in possesso, no? Perché purtroppo c'è stata la rinuncia alla gestione da parte dell'associazione sportiva Palla Tamburello, che gestiva il campo di Tamburello da molti anni. Niente, hanno rinunciato alla gestione, quindi siamo ritornati in possesso della struttura. E quindi abbiamo fatto dei sopralluoghi, abbiamo visto, insomma, delle cose che secondo noi vanno a questo punto un po' migliorate, e allora abbiamo fatto, io... Marco Volterrani, un tecnico in più, diciamo, degli appartenenti a delle associazioni, quindi le abbiamo ovviamente coinvolte, perché loro in questi anni hanno utilizzato questi spazi, quindi un rappresentante del Comitato Feste, Nello Camerini, insomma, dei cittadini di Casale, quindi Gavarini, insomma, un po' di persone che appunto fa parte dell'associazione Palla Tamburello, e abbiamo chiesto a loro quello che, diciamo, secondo loro, gli interventi dopo questi anni di esperienza che sarebbero, no? Cosa secondo loro sarebbe stato necessario per quella struttura. E niente, diciamo che sarebbe molto bello, e noi ce la mettiamo veramente tutta, perché credo che questo spazio può essere, diciamo, è molto utilizzato durante l'estate, lo sappiamo tutti quanto sia bello e fresco questo posto, e viene utilizzato dalle famiglie, viene utilizzato per le feste, quindi è un luogo di ritrovo importante, che spero, perché quest'anno noi non siamo intervenuti quest'anno nella speranza, diciamo, che la pandemia, la situazione sanitaria ci consentisse di fare alcune feste. È stata fatta una soltanto a cavallo di Ferragosto, cioè fatta in sicurezza estrema, quindi ci fa piacere, quindi abbiamo lasciato le cose in quel momento così. Invece adesso, proprio in vista della prossima stagione estiva, nella speranza, appunto, vi ripeto, che si possano fare delle attività, ma non soltanto feste, ma comunque delle attività, l'idea è quella di ricoprire, insomma, le parti già esistenti con una struttura lamellare, una struttura in legno bella, e poi creare anche una tettoia dove poter mangiare al coperto, perché comunque, come molte persone dicono, diciamo, c'è molta umidità in certi momenti, quindi anche, e quindi magari poter utilizzare anche quando magari la stagione non è proprio delle migliori, quindi allungare la stagione di godibilità di quel posto. In più dei piccoli interventi sulle strutture già esistenti, come il piccolo barrettino, vediamo se anche quella piccola struttura in legno, la tettoia già esistente che c'è, che viene utilizzata normalmente per fare i compleanni, no? Quindi niente, abbiamo stanziato questa cifra, una cifra di 95.000 euro, vedremo un attimino cosa si riesce a fare con questa, adesso aspettiamo in questo momento il progetto, e poi da qui, entro la fine dell'anno, sicuramente delibereremo. Sì, avevamo già parlato di questo tipo di iniziativa
in progettazione dell'intervento, parlo su, su zona Tamburi, e dopo la nostra conferenza capigruppo vedo che anzi a incitare le associazioni per le loro attività, quindi dico che sia giusto investire. Mi ricordo anche che il tamburello porta con sé una serie di problematiche date fondamentalmente dalla viabilità, dati di arrivo, date essenzialmente anche dall'area a parcheggio, tant'è che mi ricordo nelle nuove previsioni urbanistiche c'è previsto anche un esproprio lì e un'apposita scheda per la realizzazione di un parcheggio, la migliorare la viabilità, una serie infinita di problematiche idrauliche porta con sé l'area Tamburello per il fosso che arriva lì, che se lo si vede è una cosa esigua, invece mi ricordo che nello studio di pianificazione territoriale fu una cosa molto rilevante questo fosso, la messa in salvaguardia e quant'altro, in quanto la zona si presenta come un bacino di raccolta delle acque della parte a monte. Tutto dire che sembra, dopo che abbiamo fatto il nostro incontro ed abbiamo effettivamente un investimento molto importante, quello dei 95.000 euro stanziati attualmente, e poi successivamente saranno con tutta probabilità incrementati per l'attività. E forse non lo riteniamo fuori luogo, perché comunque sia sempre ben venga l'investimento sull'area delle associazioni, dove lavoreranno le associazioni, ante su un'area ma c'è allora sì. Le controdeduzioni anche di quell'area volendo, cioè il punto è che c'è un piccolo fosso, che voglio dire, è vero, c'è il pericolo idraulico che non è così percepito quando sei sul posto, però sulla carta il pericolo idraulico c'è. Di fatto abbiamo già considerato, quando abbiamo fatto il sopralluogo, che dobbiamo mantenere una distanza dal fosso di 10 metri, questa è la fascia di rispetto per la sicurezza, e questo intervento, diciamo, rispetta questa distanza, l'intervento, quindi questo già sarebbe, diciamo, a livello normativo possibile. Per quanto riguarda la strada, cioè, sappiamo bene, c'è la previsione di un parcheggio, c'è la previsione di un esproprio, diciamo già per come è stato modificato, perché per come era stato il progetto andato in adozione, per come era portato in adozione, le osservazioni della Regione Toscana ci hanno portati a fare degli aggiustamenti, appunto per evitare il problema della criticità del fosso, aggiustamenti che sono stati fatti, e quindi l'intervento del parcheggio è diventato possibile. A questo punto oneroso, perché è evidente, però possibile. Quindi poi magari in un altro momento, se vogliamo metterci seduti e guardiamo le carte, vediamo come effettivamente è stata risolta la problematica della parte idraulica del parcheggio. Sì, sinceramente lo ritengo fondamentale, perché esprimersi oggi su un... Noi logicamente, io so che voi state lavorando sulle controdeduzioni, state lavorando tantissimo sul portare alla fine questo percorso della variante, e logicamente avete più in testa di noi la prospettiva futura, che noi non conosciamo, perché noi siamo fermi all'adozione, a quello che era stato fatto lì. Mi ricordo addirittura che era previsto proprio la messa in sicurezza del fosso tramite la realizzazione di una tubazione scatolare e quant'altro.
cioè un'opera veramente importante che però a oggi non è né planata né sarà fatta, credo, a meno che non venga realizzato questo parcheggio. Poi, cioè, sono tutte prospettive. Per il momento è lì, perché comunque l'intervento è soltanto, e questo quando noi ci siamo insediati e io ho fatto il primo incontro con i tecnici da voi incaricati, perché comunque l'ingegner Bertacco, l'architetto Parlanti, la geologa Silvia Bartoletti, allora loro diciamo, quando abbiamo parlato, cioè, mi hanno detto che soltanto la messa in sicurezza del fosso della strada, soltanto quella avrebbe avuto un costo tipo di 100.000 euro, soltanto il fosso, no? Per poter realizzare il parcheggio per come era stato previsto. Quindi è chiaro che, cioè, voglio dire, chi conosce la zona sa che la strada è obbligata, a destra c'hai un argine che non è neanche di proprietà, quindi comunque sarebbe un intervento molto grande. Alla parte sinistra c'è questo piccolo fosso che comunque invece ha una criticità idraulica importante, e quindi la messa in sicurezza sarebbe stata veramente onerosa. E poi pensiamo dopo a quella che è una realizzazione proprio di un parcheggio lì con tutte, no? Quindi un intervento forse eccessivamente costoso per quello che poi l'utilizzo che ne deriva in questo momento, perché comunque viene utilizzato soltanto, come sappiamo, per il periodo estivo, no? Delle feste. Però proprio anche la, quindi anche quando facemmo il primo incontro con la regione, e loro, perché appunto arrivò questa osservazione, e quindi in conseguenza a questa abbiamo poi fatto altri incontri e sono state trovate, diciamo, delle soluzioni per la realizzazione, al fine di allontanarci, cioè in due parole ci si allontana da questa strada, no? Da questo fosso, scusate, e si riesce a mantenere, insomma, con una riduzione probabilmente di parcheggi, però si riesce a mantenere la fascia di rispetto. Va bene, se non ci sono, ci sono altre cose rispetto a questa variazione? Rispetto sempre a questa variazione, c'è anche il discorso della contribuzione verso il comune di Guardistallo per la realizzazione dell'area di stoccaggio dei rifiuti. E volevo segnalare, ne avevamo già parlato nella nostra conferenza, mi piacerebbe avere la convenzione, se è possibile. Ora non so, chiedo al segretario se è dato a noi avere la convenzione oppure no tra i comuni di Casale e Guardistallo per diciamo il mantenimento futuro sempre dell'area che andremo a realizzare, nella quale contribuiremo. Segretario? Sì, è possibile averla. Non ci sono problemi. Quando volete potete passare qua in segreteria a ritirarla. Ho capito. Questo bene. Come sì, grazie. I nostri tempi sono sempre molto ristretti, nel senso che la conferenza capigruppo l'abbiamo fatta l'altro ieri, e l'ordine del giorno lo abbiamo ricevuto sabato scorso, sempre tutto sì nei termini di legge, giustamente, però in tempi molto stretti. Cioè, se io avessi avuto tempo per chiederla prima, ci saremmo espressi tutti quanti con una maggiore serenità, perché comunque sia io capisco che voi avete ben chiaro che tutto è sotto controllo, perché avete fatto la convenzione, avete ben in mente il progetto, conoscete tutto quanto. Noi ci troviamo spesso di fronte, ora non sto parlando della raccolta differenziata della quale ne abbiamo già parlato prima, ho avuto il piacere di parlare con il consulente, che ho trovato veramente una persona preparata e ferrata in quello che sta predisponendo, mi ha dato tutte le spiegazioni del caso. Però in tutto ciò che riguarda, diciamo, il circondario di questo, cioè anche la realizzazione di questa area attrezzata, per noi è difficile, seppur essendo benevoli e favorevoli a quello dove saranno destinate queste cifre, è difficile per noi esprimerci se non abbiamo tutti i dati, e abbiamo difficilmente il tempo di mettere insieme i dati. Se facciamo una conferenza capigruppo due giorni prima,
del consiglio non riesco poi a reperire i dati che mi possono servire per farci delle idee, perché poi della conferenza capigruppo facciamo la nostra riunione di minoranza e da lì poi emergono i dubbi e le domande. Quindi chiedo, come avevo chiesto in passato, se si riesce a anticipare un pochettino i tempi di annuncio del consiglio e di conferenza dei capigruppo, che logicamente dobbiamo farla dopo la fornitura dei file delle variazioni e quant'altro, però per delle eventuali integrazioni non mi rimane il tempo per acquisire la documentazione, e questo è quello che chiedo. Certo. Noi saremmo ben felici di darveli, no? Nel senso, chiaramente, cioè perché stiamo lavorando a questo progetto da un po' di tempo. Io ora, diciamo, con rischio di sembrare, no, un pochino sinceramente antipatica, voglio dire una cosa, sono sempre conciliante, è giusto che sia così, e sono molto felice perché io ho sempre detto fin da subito, e ho trovato un positivo accoglimento da parte della minoranza. Ora io ho più rapporti più frequenti con Lorenzo, perché chiaramente è il capogruppo, comunque ci siamo al momento della nostra apertura al passaggio obbligata, perché la normativa ci impone, anche vediamo anche questa cosa qua da tempo, non da oggi, quindi diciamo l'ho sempre detto che vogliamo che sia un progetto non di maggioranza, ma vogliamo veramente che sia un progetto comunale, no? Che riguardi anche la minoranza. Questo perché? Perché è un progetto importante, perché è un progetto che riguarda tutti i nostri cittadini, perché, e quindi voglio dire, abbiamo cercato in qualche maniera, abbiamo fatto una riunione insieme, con la minoranza, dove abbiamo parlato per un'ora e mezzo della raccolta, hanno parlato con il nostro consulente. Allora, oggi si va però, è qui che sarò leggermente antipatica, oggi si va a puntualizzare un investimento di 50.000 euro, va bene, su un progetto, va bene, e va bene, come vi dicevo prima, è importantissimo per la riduzione dei costi, perché proprio è importantissimo la riduzione dei costi. Ma per di più, allora, voi siete parte dell'amministrazione precedente, non siete effettivamente le figure che c'erano, però arrivate essere precedenti. Considerate che nel 2018, bene, il comune di Montevideo, il comune di Monteverdi, avrebbe potuto farlo anche il comune di Castelle Marittimo, non l'ha fatto, sento un rimbombo di una voce. Cosa hanno fatto? Hanno fatto dei progetti per il porta a porta, hanno chiesto ad ACO, perché hanno chiesto dato il finanziamento, ed hanno ottenuto dei finanziamenti che oggi, se fossero stati chiesti nel 2018, all'inizio del 2019, ci avrebbero consentito di finanziare totalmente il nostro centro di raccolta, perché Montescudai ha ottenuto 50.000 euro da ATO, e Monteverdi ha ottenuto 100.000 euro da ATO, Casale Marittimo ha ottenuto zero da ATO. Io tutti i giorni parlo con ATO e cerco, perché poi anche loro hanno sempre degli avanzi, e mi auguro che in futuro riusciremo anche noi, pur tardivi, ad avere dei finanziamenti da parte di ATO. Ma considerate che purtroppo, se queste azioni, già che per legge erano presenti, no? Guardistallo era già partito con l'umido stradale, per esempio, non neanche con quello. Cioè, quindi, se questo progetto fosse stato portato avanti prima, oggi avremmo dei finanziamenti sicuramente che ci permetterebbero la copertura del nostro centro di raccolta. Ok? E quindi non avremmo sicuramente bisogno di andare a fare, a utilizzare l'avanzo in parte capitale per poterlo finanziare, per quanto sia, secondo me, qualcosa che poi alla fine porterà beneficio sicuramente proprio in termini economici ai cittadini. Però oggi forse ci saremmo trovati nella condizione di non dover sborsare niente. Sono pienamente d'accordo su questo, perché, come detto, noi siamo espressione sì della vecchia amministrazione, ma siamo persone completamente e fondamentalmente diverse da quelle che c'erano prima. Non facevamo parte dell'esecutivo, non abbiamo mai preso parte a livelli decisivi.
visionali della vecchia amministrazione. Ci siamo presentati come vecchia amministrazione e qui siamo. Non sapevo che ci fosse stata la possibilità di accedere a un contributo e questo me ne rammarico che sia passato in sordina come probabilmente tanti altri contributi, vedendo che ora si riesce ad avere contributi e in passato non arrivavano, mi viene il dubbio che il vecchio esecutivo magari non avesse poi così a cuore il reperimento dei contributi, visto che ora mi sembra nella vostra amministrazione un anno e mezzo sono già stati reperiti alcuni contributi. E su questo posso essere d'accordo. Non sono d'accordo sul fatto che se si va a mettere 50.000 euro, che è una cifra estremamente importante per un bilancio come quello di Casale, in un intervento realizzato su un suolo di un altro comune, ritengo fondamentale per poterci esprimere su un punto di quello che è la variazione del bilancio, che poi è composta da vari punti, come dicevo prima, il tamburello e altre situazioni, avere a disposizione la convenzione con il comune di Guardistallo, se no noi non possiamo esprimerci. E io non ho il tempo fisico e materiale di reperire questi documenti. E questo mi mette in condizione di dovermi esprimere parzialmente quando magari potrei anche abbracciare e sposare un'idea dell'amministrazione e portarla avanti insieme a voi, però dobbiamo essere messi in condizione di poterci esprimere, perché non è certo un incontro di un'ora e mezzo, seppur ben gradito e buono per la presentazione di un progetto importantissimo come la raccolta porta a porta, che ci può aiutare a esprimerci su degli aspetti di bilancio. Nel senso, noi possiamo essere anche d'accordo su questo passaggio, mi ha fatto estremamente piacere parlare con il consulente che mi ha dato la sua totale disponibilità per un incontro di persona quando sarà qui dal 12 al 18 per l'avvio del servizio. Mi ha spiegato per filo e per segno ogni cosa che sono andato a chiedergli, quindi insomma il percorso conoscitivo per quanto riguarda il gruppo di minoranza dell'approccio all'arrivo della raccolta porta a porta mi sembra valido. Dal punto di vista economico mi serve di più per potermi esprimere e andare avanti insieme su questo aspetto, perché io oggi mi esprimo su una cosa che non conosco. Va bene, ok, va bene, grazie. Altri interventi, altre cose? No. Allora, se tutto va bene, allora a questo punto passerei alla votazione. Si vota l'equilibrio di bilancio e la relativa variazione. Favorevoli? Uno, due, tre. Ok. Contrari? Astenuti? Tre. Ok, andiamo, è immediatamente eseguibile, quindi favorevoli? Contrari? Astenuti? Salvatore, ci sei? Che non si sentiva più niente, cioè. Leonardo, c'è Salvatore, vero? Leonardo? Salvatore? Cioè no, sono spariti, ecco. Quindi forse abbiamo fatto le votazioni senza di loro. Leonardo, scusa, non abbiamo più visto. Ci siamo tutti. Avete visto la votazione? Sì. Votazione che è venuta meno. La connessione. Ah, comunque, ok. Io vi ho visto come avete alzato la mano, per cui ho preso atto del risultato di votazione. Va bene. Ok. Bene, allora, diciamo... Ok. Scusa, c'è Federico Nesti che ha scritto in chat
che voleva fare un aggiungere una cosa, però... Scusami, Federico, non ti sei visto né sentito niente, scusaci, dici pure, non ti sentiamo, perché non ti sentiamo. Sentiamo niente. Niente audio. Da qua. Aspettiamo un attimo. Eccolo, si è attivato. No. Niente, niente. Ok, niente. Va bene. Questi sono purtroppo, no? I problemi della diretta, cioè nel senso non devo far niente. Non ti sentiamo, ci dispiace. Se vuoi comunicare con un tuo diciamo, consigliere telefonicamente che poi ci ridice la cosa, cioè volentieri, aspettiamo anche 3 minuti, Ok, va bene. Allora, a questo punto passerei all'ultimo punto, al sesto punto dell'ordine del giorno. Allora, che è, questi 3 documenti che andiamo a deliberare, ovvero sia Rete Ambiente SpA, approvazione, modifica allo statuto, le SOL, società operative locali, approvazione, statuto, e patti parasociali, approvazione. Ma sono due documenti molto importanti perché diciamo che con la loro deliberazione ci si augura di portare, no, in fondo, di arrivare al completamento di un procedimento che è iniziato veramente tanto tempo fa. Infatti la legge regionale 69 del lontano 2011, la regione Toscana, diciamo, costituì ai tempi Ato Toscana Costa, che è un ambito territoriale ottimale per gestire in maniera adeguata, insomma, il servizio integrato dei rifiuti. Ato Toscana Costa è composta dalle 4 province, le nostre 4 province, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, e tutti i comuni agganciati, diciamo, che compongono queste province. Sempre nel 2011 questi comuni costituiscono, e faccio un po' di storia perché secondo me è giusto anche conoscerla, costituiscono Rete Ambiente SpA, la società per gestire a livello unitario, quindi quello che chiamiamo il gestore unico, che ha lo scopo appunto di superare il problema della frammentazione delle attuali gestioni. Allora, a un certo punto si arriva, diciamo, qui arriviamo al motivo, diciamo, delle nostre deliberazioni, infatti, perché si va a deliberare la modifica di questi statuti? Perché inizialmente La società doveva essere mista, cioè per metà pubblica e per metà privata. Nel 2011 venne pensata in questo modo. Quindi venne fatto un bando di gara per trovare la parte di minoranza privata per gestire il servizio. Ma diciamo il tempo poi è passato, nel 2015, 16, 17, insomma ci sono state tutta una serie di... cioè è cambiata la normativa rispetto alle società partecipate, sono cambiate gli attori, maggioranza, quindi gli orientamenti, eccetera, eccetera, si va verso proprio uno stallo totale. Infatti ce ne siamo accorti perché era diventato, no, si dice sempre, partirà, i problemi erano veramente questi, no? Quindi al fine del 2017 questa gara viene annullata, il percorso si ferma, si rischia il commissariamento da parte della Regione Toscana. Poi il percorso riprende nel 2018, dopo un confronto con tutte le amministrazioni, eccetera, eccetera, si va a stabilire un accordo in cui si rinuncia appunto a questo, alla componente privata, e si va a deliberare di andare a costituire una società invece in house providing, no? Quindi una società dell'ambiente diventa una società di pubblica, unicamente pubblica. E niente,
a questo punto Rete Ambiente, e questo va a costituire, quindi si va ora a deliberare semplicemente la modifica degli statuti. Cioè, avevamo uno statuto misto e adesso invece sarà totalmente in house providing, quindi pubblico. Allora, oltretutto Rete Ambiente fa il piano industriale, di cui tanto si è parlato, ne abbiamo parlato anche insieme a Lorenzo Villani. Piano industriale, qui lo risottolineo un'altra volta, considerate che alcuni comuni non hanno prodotto nessuna osservazione al piano industriale. Il nostro comune invece ha fatto osservazioni al piano industriale, ha rinegoziato i costi, cioè quindi ottenendo insieme, no? Questo è quello che è successo poi negli ultimi tempi, con l'avvio del porta a porta, la rinegoziazione del piano industriale con ATO, Rete Ambiente, eccetera, eccetera. Insomma, quindi siamo orgogliosi, molto orgogliosi di questo passaggio che consentirà questo nel medio e lungo periodo un notevole risparmio ai cittadini, con un cambio, diciamo, di passo anche per quanto riguarda il servizio di raccolta. Allora, quindi abbiamo lo statuto appunto di Rete Ambiente, delle società operative locali, che sappiamo che noi abbiamo REA che ci fa il servizio. Importante insieme a questo abbiamo la bozza dei patti parasociali, che sono la cosa più importante all'interno di tutto questo, perché va a definire tutte quelle regole del cosiddetto controllo analogo dei soci, cioè i comuni hanno il potere e la forza di poter effettuare un'attività di controllo su tutti gli atti più importanti della società. Ho fatto qualche giorno fa un incontro con Rete Ambiente, è previsto un incontro con Rete Ambiente, mi sembra per lunedì, no, per il 10 di dicembre, dove andremo a individuare se avete guardato un pochino gli statuti, vedrete che comunque anche i piccoli comuni avranno un rappresentante, quindi la provincia di Pisa, la provincia di Livorno, anche noi piccoli comuni potremo avere, grazie a questo documento, grazie ai patti parasociali, potremo avere appunto voci in capitoli su tutti gli atti più importanti, quando si andrà a decidere sugli atti più importanti della società. Altre differenze saranno, un po' il cambio di struttura della società, il consiglio di amministrazione, sono ridotti, diciamo, i membri. Quindi questa nuova compagine potrà portare sicuramente una riduzione rispetto all'attuale parte dirigenziale della società. Mi sembra che adesso sono tipo un 20-25 dirigenti, si arriverà a un massimo di 10, quindi un'incredibile razionalizzazione delle risorse, per non chiamarla detronizzazione, perché comunque no, da 20 si passa a 10, quindi una riduzione dei costi. La durata sarà una durata fino al 2050. Quindi però l'assemblea avrà sempre il potere di sciogliere. Questi sono un po' anche per quanto riguarda i compensi, ci sono dei paletti, non si deve superare, mi sembra, il 60 o il 70% per gli amministratori unici riguardo all'indennità del sindaco che partecipa alla società, insomma, aspetti importanti. Oggi deliberiamo questo, la modifica degli statuti, prossimamente verranno inseriti i rappresentanti dei comuni, è tutto qua. Se ci sono domande. Nessuna domanda, allora io passerei alla votazione. Favorevoli? Abbiamo, mi sembra, l'unanimità. Sì. Unanimità. E questo lo dobbiamo dichiarare evidentemente eseguibile. Ok. Favorevoli? Unanimità. Va bene. Niente, io a questo punto vi saluto e vi saluto con le solite raccomandazioni, perché ho fatto recentemente un piccolo appello ai cittadini di Casale. Abbiamo un momento difficile per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, abbiamo
dei cittadini purtroppo contagiati, e cerchiamo di continuare a mantenere alta la guardia, a rispettare le normative che ci derivano dal DPCM, quindi distanziamento, mascherina, cerchiamo di limitare al minimo gli spostamenti, soprattutto in questo momento. Sapete anche questo, ho avuto ieri un paio di conversazioni col parroco, con Don Piero Burlacchini, il quale ha, a mio avviso in maniera molto previdente, sospeso le cerimonie delle cresime che dovevano tenersi lunedì qui alla nostra chiesa. Quindi non ci saranno le cresime di questi cinque ragazzi, ma verranno... C'è un bambino là dietro! Ciao! Allora, va bene? Dai! Okay. Guglielmo, ciao! Via, ciao! Allora, diciamo, vi saluto! Ciao! A tutti! Ciao! Ciao a tutti, buona giornata. Ciao. Ciao. Buona giornata, a presto.